Ciao ragazzi, benvenuti a un altro video del Trappolone. Oggi parliamo di un plugin molto molto bello che mi è stato mandato dai ragazzi di Safari Pedals, un brand abbastanza recente che ho conosciuto da poco e con cui sono entrato in contatto dopo che ho visto qualche ad sui loro plugin su Instagram. Gli ho scritto per chiedergli di mandarmi qualche licenza in cambio di una recensione ed eccoci qui. Il plugin appunto che mi ha colpito di più di quelli che hanno fatto, in realtà perché ho visto un ad solo su quello, è stato il Lion Master, un limiter che secondo me ha delle funzioni molto interessanti, oltretutto ha un design molto intuitivo, un workflow molto veloce. E la cosa che mi ha colpito di questo limiter e il motivo per cui l'ho portato sul canale, perché penso che sia uno dei limiter più caldi che abbia mai provato tra tutti i plugin che ho. Il mio limiter di fiducia negli ultimi mesi barra ultimo anno è stato il Pro L2 della FabFilter, e appunto in questo video vi farò sentire e vedere questo Lion Master della Safari Pedals, ma vi farò anche sentire un paragone su un brano che ho prodotto e mixato e a parità di tutto con il FabFilter Pro L2 e con i Lion Master, per farvi capire perché questo plugin mi è piaciuto così tanto. Ora, prima di andare davanti alla schermata del computer, se siete nuovi da queste parti, vi consiglio di dare un'occhiata nei link in descrizione, in cui troverete un ebook gratuito in cui vi insegno a creare il vostro mix template e una lezione gratuita di 40 minuti in cui vi svelo 10 errori fondamentali da evitare per ottenere un buon mix. Quindi tutto materiale gratuito per portare le vostre produzioni a un altro livello. Eccoci qui davanti alla schermata di Studio One. Per questo esempio ho scelto un brano di una band stoner siciliana che è venuta a registrare un paio di pezzi prima delle vacanze estive, che si chiamano We As A Company. Oltretutto il cantante chitarrista ha anche una pagina YouTube molto bella con lo stesso nome, quindi We As A Company, in cui fa sentire dei pedali sia abbastanza standard sia di boutique, e quindi una pagina molto interessante per chi suona la chitarra e soprattutto per i chitarristi rock che ci sono tra di voi. Quindi ve la consiglio, vi faccio apparire il link qua sotto. E niente, questo è uno dei pezzi che abbiamo prodotto, potentissimo, un pezzo stoner che si intitola Outcast. Qui ho il bounce della strumentale senza voce perché non volevo spoilerare troppo come al solito. E niente, vi faccio sentire un attimo un breve estratto e poi iniziamo subito a parlare del plugin. Insomma, veramente potente. Qui abbiamo 3-4 chitarre che fanno questo muro, batteria, basso, insomma, c'è poco da dire, il suono è quello. Ora, questo sarà un video in cui il volume di quello che ascolterete sarà un po' variabile, perché avremo delle fasi in cui lavoreremo con l'autogain e quindi a un livello un po' più basso, e poi delle fasi in cui porteremo il limiter al suo livello pieno di true peak. Quindi diciamo che io vi consiglio di guardare questo indicatore qui di LUFS integrati e a breve termine, che terrò sempre aperto per farvi capire in realtà quello che sta succedendo nel mondo reale. Però in ogni caso quello che mi interessa far sentire di questo limiter è come a parità di LUFS rispetto ad altri limiter, in particolare rispetto al mio limiter di fiducia, che è appunto il Pro L2 della FabFilter, dia dei risultati più o meno belli o comunque con un colore diverso. Ora, premetto che il Pro L2 è un limiter a cui non si può dire niente, non credo esista un fonico, un producer sulla faccia della terra che può dire che il Pro L2 non sia un limiter grandioso, soprattutto per tutte le funzioni e i parametri che ha. Quindi insomma, un limiter che se non suona bene sicuramente è perché avete sbagliato qualcosa voi. Ora, cominciamo subito con il nostro Lion Master, in modo che ve lo spiego. Vedete come si presenta l'interfaccia? Sembra un pedalino per chitarra, con questi pomelli un po' stile distressor. Molto bello il fatto che si può zoomare a piacimento, in modo che possiamo decidere appunto quanto spazio va a occupare l'interfaccia su il nostro monitor. E di base diciamo che ha tutte le cose che deve avere un buon limiter, ovvero il gain in ingresso, che sarà quello che permetterà di avvicinare il nostro picco della nostra canzone alla soglia, e quindi quel valore che ci permetterà di decidere quanto poi il limiter deve andare a ridurre i picchi per darci in cambio appunto il volume che vogliamo. Però notiamo anche due parametri molto insoliti in un limiter, ovvero il gain sulle basse e sulle alte, quindi la possibilità di
applicare un'equalizzazione in base a quello che sta succedendo. E questo devo dire che è stata veramente una bella idea, mettere un'equalizzazione, anche se molto spartana, dentro a un limiter, per il semplice fatto che secondo me quando si lavora con un limiter, molto spesso quando poi portiamo il brano a volume e vogliamo pomparlo un po' di più, sentiamo che la prima cosa che viene all'orecchio è chiaramente sia uno schiacciamento delle dinamiche, ma per conseguenza anche un cambio della risposta in frequenza. E quindi molto spesso io quando lavoro in mastering mi ritrovo a dover mettere un equalizzatore prima del limiter finale, proprio per andare a togliere tutte quelle frequenze indesiderate che escono fuori e che chiaramente non c'erano prima di schiacciare il pezzo per portarlo a volume. Poi un'altra cosa molto bella è questa saturazione, quindi c'è anche la possibilità di saturare il nostro mix prima di andare nella fase di limiting finale. Questa è un'altra cosa molto bella perché cambia il modo in cui risponde il limiter. Sappiamo che un mix più clippato, più saturato, avrà una loudness potenziale molto più alta di un mix che non ha questi processamenti, e quindi questo a volte ci può aiutare a raggiungere quel tocco di loudness in più che cerchiamo. E poi altra cosa bellissima, la possibilità di avere la larghezza dell'immagine stereo. Questo è un altro tocco di classe, perché comunque avere uno stereo widener sul nostro limiter è un'altra di quelle cose che ci permette di aprire un plugin in meno, per il semplice fatto che quando noi andiamo a schiacciare troppo un brano, premetto che non sono un grande fan di schiacciare i brani, però essendo un mastering engineer che lavora per un sacco di artisti diversi, di generi diversi, molto spesso la loudness è uno dei requisiti fondamentali. Quindi nonostante non sia un fan della loudness war, nonostante non sia un fan della loudness ad ogni costo, a volte mi viene chiesta e quindi mi ritrovo tra doverla ottenere e non ottenerla perdendo il lavoro. Quindi fate un po' voi. Chiusa questa parentesi, dovete sapere che quando noi ci troviamo a schiacciare troppo un brano perché vogliamo troppo volume, un altro degli effetti collaterali che si vanno a creare è una chiusura dell'immagine stereo. Per quale motivo? Perché nel momento in cui andiamo a schiacciare i picchi, tutte quelle piccole discrepanze che ci sono tra left e right vengono schiacciate a loro volta, e quindi quello che succede è che a volte possiamo avere l'esigenza di riallargare un po' l'immagine stereo, proprio per evitare che il nostro limiting eccessivo, che ripeto non è una tecnica che consiglio se non per il fatto che vogliate volume a tutti i costi, ma in quel caso secondo me si dovrebbe rivedere il mix, però se ci troviamo a poter gestire solo il mastering di un brano e vogliamo un volume eccessivo dato da un limiting eccessivo, ecco, potremo ritrovarci un collasso dell'immagine stereo, e quindi poterla recuperare con questo pomello mi torna molto utile. Poi vabbè, qui c'è un tasto bypass comodissimo, anche se non essenziale, però comunque non fa mai male. Un oversampling che non dice qui, magari lo dice sul manuale a quanto è, comunque l'ho trovato molto importante, tanto che lo lascerò attivato tutto il tempo. E poi un crossover che ci permette di separare il low frequency gain e l'high frequency gain su un punto che vogliamo noi, quindi che ne so, a cavallo dei 5 kHz, a cavallo degli 8 kHz e così via. Io l'ho trovato molto funzionale, almeno per questo brano, a cavallo dei 5 kHz, e adesso ve lo farò sentire. E poi abbiamo questo output che ci permette appunto di decidere il volume d'ingresso, quindi il cosiddetto ceiling, quel valore in dBFS che il nostro limiter non deve mai superare. Oltretutto, se accendiamo questa funzione True Peak, che per me è immancabile in un buon mastering, ci permette anche appunto di settare questo ceiling non come valore di BFS, ma proprio come valore assoluto in True Peak, che è la cosa più intelligente da fare quando si va ad applicare limiting ad un brano. Infine, qui abbiamo la possibilità di monitorare sia il volume in uscita sia la gain reduction, e quindi capire con esattezza quanto valore stiamo attenuando sul nostro master, e quindi praticamente quanto stiamo schiacciando il nostro master prima di arrivare al ceiling che abbiamo selezionato. Ora cominciamo a giocare un po' con questo limiter mentre vado avanti, e io vi consiglio quando fate mastering di tararvi sempre sulla parte più alta del pezzo, perché almeno vi tarate il volume massimo lì e siete sicuri che tutto quello che sarà un po' più basso non andrà a creare artefatti, perché chiaramente il momento di massima gain reduction ce l'avrete nella parte più alta, e quindi vi consiglio sempre di lavorare a cavallo di quella parte quando settate un limiter. Funzione fondamentale che utilizzerò, come faccio quasi sempre quando uso un limiter, è attivare l'auto gain. Questa cosa che cosa fa? In pratica fa abbassare l'output man mano che alziamo l'input, e quindi fa in modo di matcharci il suono senza limiter con il suono con il limiter applicato, e questo ci permette di sentire molto meglio effettivamente quello che stiamo introducendo nel nostro limiting. Una volta che siamo sicuri che tutto quello che abbiamo fatto non vada a distruggere eccessivamente il
suono, perché un po' lo distruggerà, è chiaro, è un limiter, quindi un po' lo distrugge. Ecco, una volta che siamo sicuri di questa cosa, possiamo spegnere l'auto gain e riportare il ceiling al volume di uscita che vogliamo. Quindi auto gain, cominciamo a lavorare sulla parte più alta della canzone. Prima cosa che farò ovviamente sarà aumentare l'input gain fino a quando non vedo un po' di gain reduction. Giochiamo un po' con le frequenze per vedere se riusciamo a ottenere una schiarita e magari mantenere il suono processato un po' più trasparente. Un po' di saturazione. Devo dire che questa saturazione mi piace tantissimo perché è veramente veramente soft, ovvero quello che vi serve quando lavorate in mastering. Sentite che messa a cannone comincia a farci sentire un bel po' di armonici in più su tutte quelle frequenze medio-alte, come ad esempio le distorsioni delle chitarre, però già usato a metà è super 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 tollerante. Ok, adesso poi passiamo, proviamo a fare la stessa cosa con il Fab Filter Pro L2, quindi lavoreremo sempre in modalità auto gain. Vedete, io qui seleziono 1 a 1, questi sono un po' i settaggi iniziali che uso sempre quando utilizzo un Fab Filter, quindi style all around, attacco abbastanza lento, release abbastanza veloce tra i 20, 30, massimo 40 millisecondi e cominciamo a dare gain e vediamo questo come si comporta. Ovviamente anche qui cercherò di fermarmi un po' prima che inizi a percepire il mix eccessivamente schiacciato. Ok, risentiamo il Lion. Risentiamo il Fab Filter. Li alterno un po' per farmi un'idea più precisa. Allora, la prima cosa che posso dire è, come vedete, almeno guardando i numeri, perché poi a me interessa quello che si sente, vediamo che con il Lion siamo riusciti ad andare un paio di dB in più di gain reduction e allo stesso tempo, nonostante questo limiter in teoria stia schiacciando di più, almeno io sento un peso molto più importante sulle basse e sulle medio basse del kick e del rullante. È per questo che dicevo che mi suona molto caldo, perché effettivamente il Pro L2 magari è trasparente, però sento anche sempre che ha quella tendenza a sfinare, cosa che fanno più o meno tutti i limiter super trasparenti, e chiaramente su questo poi ci può aiutare un'equalizzazione in pre, però sento che al naturale, al netto di tutto, questo Lion Master mi suona molto molto più caldo e come vorrei che suonasse un pezzo quando vado a pompare la loudness. In realtà prima di girare il video ho fatto anche delle prove su brani trap su cui stavo lavorando, su brani un po' più electro e su brani indie rock un po' più lenti e soft, e bene o male il risultato è stato sempre questo. Ora, portiamo i due limiter a volume vero e proprio, quindi adesso io porterò al True Peak a meno 1, quindi disattiverò l'auto gain e livellerò nuovamente il ceiling, quindi adesso il mio volume salirà, ovviamente non il vostro perché poi io in post allineerò tutto, però possiamo vedere qui sul mio meter gli effettivi LUFS sia a breve termine sia integrati, quindi da quando metto play a quando premo stop, di questi due limiter, e quindi capire poi effettivamente come si traducono questi due limiter anche in loudness effettiva. Qui disattiviamo auto gain e portiamo a meno 1.
Allora, fa filter sui meno 9 all'UFS. Vediamo l'Ion Master. L'Ion Master un po' meno loud, ma secondo me è perché ci sono anche un po' più basse che magari rispetto a questa taglienza, se mi passate il termine, che ha il Pro L2, tende a appesantire un po' di più e quindi a dare un volume percepito minore. Però io che sono qui sento molta più botta su questo qua, anche se poi il volume, anche se più fastidioso, lo sento maggiore sul Pro L2, come dicono anche i meter. Proviamo a tirare un pochino di più questo Lion Master e vedere se ci produce un risultato accettabile dandoci la stessa loudness del Pro L2. Pro L2, Lion, farei anche un pochino meno, secondo me così è troppo. Ok, ora sono matchati molto molto bene e quello che continuo a percepire è proprio questo discorso di peso che su questo Lion Master a parità di loudness esce molto più fuori. Il fa filter magari un po' più trasparente sui transienti nella zona che riguarda le medio-alte e le altissime, però se dovessi scegliere tra i due, ora come ora sceglierei l'Ion Master proprio perché ha maggiore calore, cioè comunque conserva la low end in un modo magico rispetto a fall filter. Proviamo a giocare anche un po' con la stereo width per curiosità, questo è un pezzo già larghissimo per i miei gusti, però voglio vedere comunque come si comporta il widener. Poter giocare sulla larghezza stereo, vedete stiamo parlando di un 6%, però paragonati fa tantissimo, ridà veramente una larghezza che un po' si perde sempre col limiter e poi comunque ripeto anche questa possibilità di giocare con le frequenze in maniera così trasparente. Adesso non so quale sia la curva che segue questo master, però devo dire che anche la sua EQ è veramente notevole, comunque sono tutti interventi, anche la saturazione molto leggeri, penso che anche la saturazione potremmo tirarla di più senza problemi, comunque è un limiter veramente valido. Certo, devo dire che vedendo un'immagine così, che in realtà è molto bella una volta che la si ha davanti, però quando lo vedevo un po' negli ad pensavo che fosse un mezzo giocattolo, invece devo dire che questo plugin suona incredibilmente, infatti magari vorrei anche documentarmi un po' meglio su appunto l'algoritmo che ha dietro e perché è così particolare, perché anche sul sito non è che viene presentato come questo limiter così rivoluzionario, però secondo me questo limiter suona veramente bene, era veramente da tanto che non trovo un limiter che suonasse così incredibile che potesse vincere un confronto con un plugin stupendo come appunto il Pro L2, che oltretutto in questo momento stiamo utilizzando oversampling 8x, lo dico perché altrimenti già so che qualcuno lo chiederà sotto al video. Comunque fatemi sapere nei commenti se le impressioni che ho avuto paragonando questi due limiter le avete sentite anche voi nel video, sperando che YouTube non comprima troppo e non renda tutti i test che ho fatto inutili. Comunque vi lascio in descrizione anche il link per acquistare questo limiter e per provarlo, soprattutto perché ci sono un paio di settimane di free trial nel caso vogliate provarlo. Fanno anche altri plugin che mi hanno mandato e che sono curiosissimo di provare. Oggi mi sono concentrato su questo limiter perché mi incuriosiva veramente tanto e non vedevo l'ora di poterne parlare. E niente, detto questo, io come al solito vi invito a mettere like al video e iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Inoltre, se volete fare sul serio e imparare a produrre musica, a mixarla e masterizzarla, vi consiglio di dare un'occhiata al mio Patreon e alla mia Academy, in cui troverete un sacco di lezioni, corsi e masterclass professionali. Detto questo, io come al solito vi saluto, direi che per oggi è tutto. Love.